Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming in una nuova puntata di Haven Colony. Allora, avevamo lasciato la nostra colonia che in uno stato in cui pensavamo di vincere all'inizio, però così non è. Abbiamo raggiunto il numero di edifici richiesto e bla bla bla, però alla fine ci hanno affioppato ulteriori situazioni qui. Adesso, attenzione. C'è una situazione un po' strana, ovvero l'acqua qui sta scendendo per qualche ragione a me sconosciuta. Credo che... Ah, e anche l'energia è arrivata proprio a tappo, purtroppo. Oh, nuova missione? Ti sono gato per il duro lavoro che le squadre di spedizione portano avanti su Haven Prime. Ah, ok. Premi per onorificenze. Ok, grazie. Il Genesis è inattivo, in effetti. Gruppo scheggia, ci interessa poco, devo dire. Andiamo qui. Sì, andiamo qua, dai. Ci darà qualcosa di buono. Abbiamo distrutto un altro nido e ne dobbiamo distruggere 10. Sì, credo sia questa la missione principale. Ora, torniamo a noi. Abbiamo il problema dell'acqua e abbiamo il problema dell'energia. Temo proprio che non ci sia verso. Dobbiamo fare intanto un upgrade a questo. A 402 di zorio rimanente. Ma da dove diavolo proviene questo? Facciamone un altro. A posto. Ehi, nuova missione. Ok, raggiunti 500 coloni, prossimo 750, grazie. Scoperta, nuovo punto di interesse, è arrivato il vascello commerciale e sto esportando i meloni che ci daranno nuove cose, ma per ora io sono del tutto concentrato nel cercare di risolvere il problema dell'energia e dell'acqua. Vediamo di risolverlo presto facendo una mossa del genere. 25 acqua ora e 25 acqua ora. A posto. E così dovremmo aver risolto. Adesso qui stanno succedendo cose. Ok, ci vado con l'altra nave. Questa la lascio esplorare. Stiamo aggiungendo anche energia alle batterie e questa è una buona cosa. Ok. Ma l'acqua... Come mai tutto questo? Ah, nido di spore del verme. Ancora un altro. Il Genesis è inattivo. Ok. Nido di spore del verme. Vai, distruggi. E poi distruggi questo. E poi vai a fare un giretto da questa parte. Tanto, le navi sono potenziate al massimo. Ed è strano, è la prima missione in cui lo faccio e le ho potenziate al massimo. Chissà perché non l'ho fatto altre volte. Spore di peste, individuate, arrivano, ok. D'accordo, ma ci interessa poco perché abbiamo i vaccini per la peste e ospedali veramente ovunque. Quindi non è un problema per noi. È arrivato vascello commerciale, esportazioni meloni è stata completata, ottimo. Ottimo. Vai, procedi. Infezione di peste dove? Qui, ma c'è un ospedale qui vicino. Anche se... Vabbè, nuova missione. Ah, ok, richiesta del mais. Però... Ok, no, ce l'ho. Ah, ok. Questo è permanente. Importo 500 caramelle. Va bene, dai, si può fare. Quanto ho di disoccupazione? Zero. Capienza abitativa in uso 72%. Però vabbè, continuano ad arrivare coloni, quindi se faccio un paio di serre in più non dovrebbe essere un problema. Anzi, un paio di fattorie, perché in realtà... No, aspetta, ma sta calando il cibo? Come sta calando? Eh no, allora la cosa cambia completamente. La cosa cambia completamente davvero. Allora, facciamo... queste tre serre e un paio di fattorie.
Ma perché i meloni qua crescono molto bene. Ok. Nido delle spore del verme. Vai qui. Vai, 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 distruggilo, distruggilo, basta. Infezione di peste è ancora qui, vero? No, ma si è risolta, credo. Infetti zero. Ok, ok, va bene, va bene. Non fa niente. Continuano ad arrivare gli immigrati. Posti di lavoro occupati, d'accordo. L'acqua sta continuando a salire, però è ancora a livello molto basso. Ma come diavolo è possibile? Onda c'è. Facciamoli altri due. Ok, oh, Genesis ritorna. Attenzione. Ok, si è fatto del male. Vabbè, ha distrutto un nido. Odysseus è inattivo. Distruggi il nido delle spore del verme e distruggi anche questo. Questi sono gruppi scheggia, vero? Ok. Ok, 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 distruggi questi. Va bene così. Stiamo procedendo. Ma l'acqua continua a essere un problema, non capisco come mai. Ah, anche l'Odysseus sta ritornando. Vabbè, è un peccato. È arrivato vascello commerciale, stiamo esportando il mais, d'accordo. Edificio infetto dove? Qui vabbè, ma i droni scrubber... Ok, vabbè, gas tossico che rutta da là, ce ne freghiamo proprio altissimamente. Edifici infetti dove? Qui e qui. Il drone scrubber dovrebbe... Sì, guarda, facciamogli l'upgrade... A posto, risolto. Bene, bene, sono molto ben difeso. Adesso i vascelli stanno per tornare. Si danno una sistematina. E poi, esatto, Genesis inattivo. Lo facciamo... Oh, che stress. Lo facciamo ripartire. E lo facciamo andare. Nido delle spore del verme, distruggi. Vai. È pieno di nidi. Davvero pieno. Spore di peste individuate sono lì. D'accordo. Ma qualunque sia il punto, sono davvero coperto. Quindi bene così. Sta andando, ragazzi. Devo solo farla procedere. Di peste dove? Qui, sempre solito punto. Ok, non ci interessa, non ci interessa. Spore di peste. Tra l'altro, non so se avete notato che sono cominciate a scappare fuori di nuovo le missioni, quelle specifiche e facili da fare relativamente, dopo che ho fatto quella gigante dei 150 edifici e 900 di elettricità. Guardate quanta elettricità ho. I generatori di Zorio sono una potenza. Edifico infetto. Ok. Aspetta, ma c'è il drone scrubber? Qui? No, che non c'è. Dannazione, costruisci subito. Sì, 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 vai, vai, vai. Ok, perfetto. Odysseus inattivo. A te mando... Guarda, le risorse non mi servono. Vai qui e fatti tutta la parte fino a qua. Esplora. Vai, e andiamo veloci. Scusate ragazzi, ma c'ho la gola che mi fa male questi giorni. Scusate se faccio dei colpettini accennati di tosse, che magari sono fastidiosi, ma dà davvero fastidio.
Ok. Ah, il Genesis ritorna che si è fatto male. Che stress. Se un altro ha distrutto il nido. E ne abbiamo distrutti il 70%. Quindi 7 su 10. Ed è comunque bene. Riguardo alle batterie, io mi sono sempre chiesto una cosa, cioè se intervengono automaticamente a un certo punto, oppure... No, cioè, so che si possono attivare, ok? Però mi sono sempre chiesto se a un certo punto, quando l'energia cala vistosamente, se intervengono e basta, oppure... Boh, vabbè, finora non mi è stato del tutto chiaro. Ok, mais per dolci, perfetto. Nuova missione. Vanara ha scoperto nuovi giacimenti di rame. Se ti rimangono pochi minerali, loro possono scambiarli per pane speziato xeno. Pane speziato xeno. A parte che dovrei fare un altro... Guarda, me ne frego. Stavolta me ne frego proprio. In compenso però, una cosa che c'è da fare, decisamente, è un altro magazzino. E non so bene dove, perché è rimasto un po' corto di spazio. No, non è vero, qua è pieno di spazi. Ok, edificio infetto dove? Va bene. I droni fanno il loro lavoro benissimo. Qua c'è posti per i cittadini e posti di lavoro, ancora ce ne sono molti. Il Genesis è inattivo perché è tornato. Adesso andiamo un pochettino qua a investigare questi detriti. E subito dopo... lo mando a esplorare di qua. Vai. Voglio verificare una cosa. Quant'è l'area di esplorazione? Beh, abbastanza grande. Vai, vai, procedi. Ok, l'inverno sta per finire. Ok, anno del referendum. Arrivato il vascello commerciale. Odysseus è arrivato. Odysseus è inattivo. Ok. Vai verso di qua a esplorare. Poi vai verso qui. E poi vai verso... Da qua non si può, non si può togliere questo. Da qui sotto. Questo è una cosa a cui avrebbero anche dovuto pensare, a dire la verità, eh. Vabbè, non fa niente. Spero che non ci sia niente sotto al riquadro. Procedi, procedi. Allora, il cibo è a 40,9. Ha fatto una scoperta. Che cosa? Che cos'è? Nido delle spore di peste. Vai, distruggi subito. E probabilmente... Oh, ha trovato naniti e zorio. Ottimo. Di naniti ne ho un sacco. Odysseus ha fatto una scoperta. No, Odysseus ha fatto la scoperta. Ok. Era quello di prima, mi sa. Nidi distrutti, ma Odysseus ritorna. Perché ha la peste. A bordo. Dannazione. Genesis ha fatto una scoperta. Vediamo un po'. Nido delle spore del verme. Distruggi. Dai che ci siamo. Nidi distrutti. Ottimo. Ok. Ok. Ok, vai. Ah, Genesis è inattivo, è vero adesso. Vai fino a qua, esplora. Dovresti trovare qualcos'altro, effettivamente. Aspetto di veder spuntare un avviso da un momento all'altro. Spore di peste individuate, sono qua, ma ce ne frega poco. Andate pure a colpire dove vi pare, tanto. Infezione di peste non è un problema. C'è l'ospedale e Genesis ha fatto una scoperta e immagino sia un nido delle spore di peste. A posto, una volta completato questo ho finito, ragazzi. Gas tossico da dove? Sempre da lì, immagino. Esatto, ce ne frega molto poco. Vai, procedi, dai che ci dovremmo essere. Minerali esauriti, dove? Oh oh, questo è male. A posto,
Ho fatto tutto, ho annientato i nidi. Odysseus è inattivo. E lo mando qui, esplora. Ah no, aspetta. Posizione. No. Aspetta. Rimuovi. Esatto. Fatti sto giro di qua. Probabilmente ho vinto, ragazzi, eh. Ok, aspetta, annulla. Il Genesis anche è inattivo. Esplora. Di qua, vai. Ok, grazie. Premio disponibile. Toccolone sta andando bene. Abbiamo deciso di concederti altre risorse a scelta. Prendiamoci un po' il mais, va. Minerali esauriti pure. Cavolo. Vabbè dai, spero di vincere velocemente. Ok, nuova missione disponibile. Ben fatto. La distruzione dei nidi farebbe prosperare la colonia e renderebbe disponibile la zona circostante per ulteriori insediamenti. Abbiamo segnato alcuni punti sulla mappa in luoghi dove vorremmo sorgessero nuove colonie. Abbiamo inviato il Lander Prometeo su ognuno di essi. Fai visita a queste zone e consegna le provviste di cui hanno bisogno per iniziare. Una volta fatto questo, la tua missione sarà completata. Perfetto. Allora, tu... annulla ogni cosa. Vai qui. Genesis, annulla anche tu ogni cosa e vai qui. Fornisci, fornisci e fornisci. E tu, dopo di questo, vai lì. A posto, ora devo solo far scorrere. Hai sperare di avere le risorse, effettivamente, ma dovrei. C'è tanta acqua, tanto... No, tanta acqua, mica tanto. Facciamo altri due distributori d'acqua. Oh, qui c'è molta acqua a disposizione. Ok. D'accordo. Vascello commerciale. Vai, vai. Punto di atterraggio è già andato. Aggiornamento referendum. Ho finito i minerali anche qui. Tutto ciò è male. Che è successo? Zorio esaurito. Oh, oh, oh cavolo. Ok, no, questo è male veramente però. Facciamo un altro centro di commercio. Costruiscilo, veloce. Perché devo trovare il modo di procurarmelo. Dov'era che... Esatto. Sporta 200 milioni e darmi Zorio. Ma cavolo, però è solo una volta. Va bene, allora, intanto loro, le navi stanno facendo il loro lavoro. Esatto, un altro punto, un altro punto. Ok, Genesis è inattivo. Vai qui. Tanto per... Io sto aspettando che arrivi l'altro. Minerali esauriti anche di qua. Oh mio Dio. Ok. Esploratori salvati, d'accordo. Genesis è inattivo di nuovo. Dove lo mando? Andiamo ad affrontare questo gruppo scheggia, senza motivo. Ci siamo. Ok, fatto. Ok, tempo di un aggiornamento. Ci siamo tutti? Presente, online. Anch'io sono qui, purtroppo. Jack, ci serve un aggiornamento sulla tua analisi del cubo. Sono al terzo capitolo. Dove eravamo rimasti? Ci hai raccontato che la società che abitava qui aveva ricevuto un messaggio da un'altra razza, chiamata i costruttori. E i costruttori dissero che sarebbero morti in una supernova e che dovevano inserire le loro ultime parole in qualcosa grande come un libro tascabile. Ok, discussero molti su quali fossero le parole finali e poi una setta folle decise di uccidere tutti, per cui parole finali potrebbe essere il loro libro preferito. Giusto, ok. La parte seguente parla di un personaggio molto misterioso. È chiamato il Setter Dari. E pare che fosse lui il leader di quella setta folle. Una storia racconta di come si è travestito e infiltrato in un bunker militare durante le guerre. Sì, si è travestito. E poi fare esplodere un'intera serie di armi nucleari. Ah, ah, quindi è così che quel milione di persone sono morte. Sembra che fosse un maestro del travestimento.
Beh, c'è dell'altro. Secondo le storie avrebbe cambiato completamente forma. Quindi come un mutaforma? Esattamente. Oh wow, ho appena pensato una cosa. Jack, come hai detto che si chiamava questa specie? Loro si presentavano come gli innovatori. Giusto, ma cosa significa change? Forse si riferiscono alla loro capacità di cambiare la propria forma. Quindi forse era un'intera razza di mutaforma. È plausibile. Devo leggere ancora per capirlo. Wow, ok. È una teoria interessante, Calandra. O magari sono ancora vivi. Magari uno di noi è un mutaforma. Quindi cosa è successo a questo Setardari? Beh, sembra che abbia perso la guerra, per pochissimo. E così si ferma anche il messaggio, però, dannazione, vabbè. E per punirlo l'hanno condannato a vivere sul pianeta fino a quando non potesse nuovamente unirsi a loro. Aspetta, cosa? C'era una supernova sul punto di esplodere. Sì, sì, ok. I costruttori dissero che avevano 10 anni prima che la supernova uccidesse tutti. Quindi se l'avessero lasciato su questo pianeta sarebbe stato ucciso dalle radiazioni della supernova. Esattamente. È completamente incoerente e non ha nessun senso. Voglio dire, se è stato condannato a vivere su questo pianeta, significa che la sua condanna era inferiore ai 10 anni. O magari avevano un modo di farlo sopravvivere alla supernova o che so io. Non lo so ancora. Spero che il capitolo 4 faccia un po' di luce sulla cosa. Ok. Vittoria, ragazzi. Ci siamo. Proclamiamo la vittoria. Ok. E torniamo al nostro menu principale come al solito. D'accordo, ragazzi. Altra bella colonia da giocare. Veramente carina come partita. Spero che vi stiate divertendo perché questo gioco è abbastanza appassionante e comincio a essere quasi triste che finisca perché... se non mi ricordo male mancano un altro paio di missioni e dopodiché il gioco è finito. Però ragazzi, noi ce lo viviamo così com'è, così come ce l'hanno offerto, perché non possiamo fare altrimenti, ce lo godiamo per quello che ha. D'accordo ragazzi, per oggi è tutto. Allora mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie di Event Colony. D'accordo? A domani ragazzi.